Jean-Claude Rodney. Io sono di Haiti, Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Primo di Haiti, ho girato tutta la Repubblica Dominicana, Santo Domingo, la voglio andare a Cuba, e vieni in Italia perché io sono uno che piace girare con la mia arte. A Polignano tengo tre anni, e perché io sono un artista, ispirare dove più senti, più ispirazione. Adesso abito a Bari, io vengo in Italia, io sempre vivo a Bari e dopo io stufa e dopo io andrò a vivere in Spagna. Io faccio il quadro, io scrivo il mio nome, Jean-Claude, dopo io scrivo Haiti. Così la gente vede, e Haiti scrive sui quadri, loro capisci, io sono di Haiti. E perché storia, i quadri sono una storia naturale, di cultura del mio paese, di Haiti. Per esempio, se il mercato, la gente che sta a lavorare dentro un mercato, sta a vendere tutta la frutta, ananas, carote, mango, tutti questa. E dopo la storia, anche il campo di canna di zucchero, la canna da zucchero, la gente che anda al campo per tagliare la canna, l'altra storia, e la gente del campo di cotone, c'è la gente che prende cotone e il campo per lavorare. Perché la storia quadri mia è la storia dei lavoratori, la gente che lavora il campo, la gente. Perché tutti questi quadri informali e tutti sono naturali. Naturale è il cielo, naturale è il mare, naturale è l'erba, naturale è il caffè, il cotone, è una cosa più importante. Quella è tutta la donna che sta a lavorare, questa è il caffè, il cotone. E perché l'ispirazione mia, io metto più donna, perché la donna sempre lavorando il campo fa quella cosa. Perché uomini, se l'altro è una cosa differente, uomini il campo si taglia erba con coltello e con mancetta. E la donna, la frutta è più buona per la donna. Ok, dopo conosco ex mia moglie in Repubblica Dominicana, italiana. E dopo viene qua e fa un figlio. Dopo fa un figlio con lei, dopo mia figlia tengo 27 anni da studiare ingegneria. A volte ho una figlia è bene telefonare, parlare, comunque è un po' attaccato, non attaccato troppo perché sono molto tempo, non riuscivo insieme con lei. Adesso mia figlia sta a studiare e io vivo in un'altra parte. Perché anche se sta in Spagna, perché sempre prendo contatto con mia figlia, io sento che mamma è morta, io vengo a trovare perché.
E lei tengo su, lei tengo su problema, perché lei è un palazzo, lei prende una sedia di notte e è caduto giù. E perché il mondo è così, io sento un po' male, non colpa mia figlia, neanche non colpa mia, è colpa del sistema, è così. Qui arriva in Spagna, c'è un posto, io cercavo il posto dove non c'è nessuno, si chiama il Museo Magba. Qui arriva là, io metto i quadri mio vicino al Magba. Al finale tutti i turisti che arrivano a Magba, loro esce fuori, andare a vedere i quadri mio, perché i quadri mio dai attenzione prima che è questa dentro il museo. Dopo un giorno c'è un polizia che arriva e dice: a me piacciono i tuoi quadri, io voglio 50 quadri tua. Il polizia dice: non c'è un problema. Il polizia tutti i giorni viene con furgone, io fai i quadri, porta i quadri via, io porta i quadri e andare via. Un giorno termina i quadri, prende tutti i quadri, dopo io dico: perché prende tutti i quadri? No. Io prendere, bisogna andare a pagare. Io andare il primo giorno, io dico: no, viene domani. Io dico: ti pagavo 800 euro, io noi dai i quadri. Ok, perché io sarei su giornale, tutto il mondo sta cercando a me, io dico 800 euro e niente. Dopo io pagare i quadri, dopo io andare a Grande Via, un posto famoso a Barcellona. Visto la polizia, arriva di nuovo, prende il quadro, io di polizia, più lontano, a Tibidabo, la montagna, sì, in Spagna. E dopo, il stesso polizia arriva, prende il quadro. La quarta volta loro prendono il quadro, io lascio tutti i quadri per loro, dopo io vengo in Italia, perché io pensando che questa è una mafia. L'altro problema, il problema della gente che dà fastidio, e sa che è il problema. Se il razzismo si trova tutti là. Il razzismo si trova tutti là. C'è gente che fa il buon motivo, c'è gente che fa il buon niente. E dopo, quello lo vede, il comportamento mio, adesso tutti sono famiglia. Poi. E a te se con me non esiste qua, perché sono io che vengo. No, con questa persona, io qua, questa persona là, con io passa per aspettare la persona saluta. No, con l'ignano lo conosce la gente, perché dipende, tu si aspetta la gente, tu tranquillo, conosci molto la gente. Dopo niente mai. Questo posto, io pongo i miei arti, metto i miei arti qua, io pinto tutti i giorni. Di sera io ando via, così io dipingo qua, io lascio così la gente, che passa tu su, senti i miei arti vicino a loro. Per questo dipingo là. No, io GPG non ho fermato, continuo, anche non ho anche andato a mangiare, niente. E quello terminare, adesso io poi fermo un po'. Anche io GPG, io sento un'allegria dentro, un contento, una cosa che fa mi senti bene. E per questo io piace sempre GPG, perché io dipingo, io prendo una forma, mi sento più relax, più ispirato, più tranquillo. Perché altri non dipingo
soldi. Lo dipingi perché mi piace ispirare con questa.